Buonasera a tutti e benvenuti a questo altro appuntamento sia da parte della comunità parrocchiale della Chiesa Madre, sia da parte del Centro Studi Camerata, nella persona del suo nuovo presidente, il dottor Nino Granata. E così desidero salutare particolare ringraziare l'editore Salvatore Granata che per conto del Centro Studi Camerata ha stampato il libro che presentiamo con i tipi della sua casa editrice Lussografica di Caltanissetta. Saluto anche il sovrintendente dei beni culturali di Caltanissetta e i rotariani di Palermo, Catania, Siracusa, naturalmente di Caltanissetta e di Agrigento. E proprio in occasione della presentazione di un volume di grande interesse per la comunità sangataldese, un libro che racconta anche con lo supporto di un nutrito apparato fotografico la storia dei luoghi pubblici che formano il tessuto urbano di San Cataldo, le sue strade, le sue piazze, i monumenti che si affacciano su di esse, i personaggi storici e le vicende storiche a cui esse sono intitolate. Ringraziamo i relatori che intervengono questa sera per la loro disponibilità, il professore Luigi Bontà, docente di storia, l'architetto Leandro Iammi, presidente d'Italia Nostra Sicilia. Ringraziamo oltre, ovviamente, il dottore Valerio Cimino, autore del volume fresco di stampa dal titolo San Cataldo, odonomastica e storia. Passo la parola ai relatori. In una dimensione interna,
ma è anche l'immagine che la comunità stessa vuol dare da sé all'esterno, a chi viene da fuori. Cioè è un intento che guarda più, a più parti, perché il libro si rivolge certamente alla comunità, all'intera comunità, perché attraverso la presa di coscienza degli uomini vi è una sorta di identificazione delle frequentazioni quotidiane, del vivere incessantemente il quotidiano attraverso queste vie, questi nomi che delle volte ci lasciano indifferenti, ci lasciano così, a volte interdetti perché magari non sappiamo di chi si tratti. Ma è anche un valore, anche un valore e una dimensione più profonda, perché significa un riconoscersi. Attraverso la scelta delle vie, noi comunità ci riconosciamo in esse, e questo è importante per l'identità di una comunità. Ma è anche un lavoro per gli addetti ai lavori, innanzitutto per la politica locale, per la commissione per la toponomastica, perché attraverso questo lavoro abbiamo un quadro generale, un quadro chiaro delle scelte che nel corso dei decenni le varie amministrazioni hanno operato. Quindi un'attività costante, una sorta di pianificazione per il futuro. Ma è chiaro che è anche un lavoro per gli addetti ai lavori, cioè per gli storici, perché mette a fuoco dinamiche sociali e politiche di consenso e di processi sempre di consenso da parte delle elite locali. Come si la struttura? La struttura, sostanzialmente, l'autore, che davvero ci ha lavorato parecchio tempo, perché voi vedete un apparato di fonti non indifferente. Andare a spulciare l'archivio comunale di San Cataldo, capite che occorre del tempo, della fatica. Ora, l'autore struttura il libro in periodi storici. Ogni periodo storico è introdotto da un cappelletto, appunto, di cronatinistica, quindi gli avvenimenti principali di quel periodo, di quel decennio, e dopodiché incomincia ad analizzare dalle origini, appunto, fino a, seguendo le varie trasformazioni della toponomastica fino a noi. Questo dal 1866, cioè da quando di fatti si istituisce un sistema di vie e di strade, fino ai giorni nostri. Cioè è un'attività che arriva proprio al sindaco Modaffari, e abbiamo di fatti quindi un arco storico piuttosto ampio. Quali sono le riflessioni che possiamo cogliere di questo volume? Vedete, ciò che emerge da questo volume, davvero fatto bene, ripeto, è il sistema autonomastico, organizzato innanzitutto gerarchicamente, ma non solo, ma emergono anche i processi storico-culturali complessi all'interno di una comunità. Una sorta di processo, vi ho detto, di autorappresentazione, ma non della comunità tutta, no, ma delle classi dirigenti emergenti, maggioritarie. Quindi di fatti è l'elite che decide, che stabilisce un certo percorso, non certamente l'intera comunità. Come sempre è un gioco di forze, un rapporto di forze tra maggioranza e minoranza, fra gruppi egemoni e gruppi minoritari. Ma è chiaro che possiamo, vedete, immaginare questo sistema autonomastico come la pelle che protegge il nostro corpo. Potremmo davvero riformulare il libro di Ippeo Civilio San Cataldo, Autonomastica e Storia, come la pelle della comunità che caratterizza e identifica ognuno di noi, così anche le vie, l'odomassi
caratterizzano una comunità, e comunità che si differenzia da tutte le altre comunità, proprio perché agisce su se stessa ed interviene su dinamiche interne. Ma è chiaro che è un materiale molto fragile, inconsistente, come la pelle. Stiamo parlando noi di vie, quindi di qualcosa che è immateriale, qualcosa che noi non è tangibile, che non possiamo toccare, possedere, se volete. E tutto questo rivela che cosa? L'essere profondo, l'essere della comunità, lo spirito profondo e il cuore di una comunità stessa. Difatti, lo spazio urbano è come se fosse rivestito, come se fosse ricoperto da un abito, come appunto lo è il corpo. E questa pelle, che è un mezzo di conoscenza tra esterno e interno, accade anche per l'odonomastica, perché ci permette di dare informazioni di diverso genere su quella comunità. Vedete, possiamo noi distinguere il percorso odonomastico in due grandi fasi, una fase pre-unitaria e l'altra post-unitaria. Nella fase pre-unitaria potremmo noi parlare di una sorta di etnocentrismo, quindi la comunità che cerca, che sviluppa al suo interno una serie di toponimi, una serie di vie che sono legate a delle caratteristiche specifiche. Facciamo un esempio per intenderci. Le caratteristiche del luogo, ad esempio. Largo bavaglio, chiaramente io cito anche indicazioni toponomastiche che sono state abolite, quindi il mio che può essere un discorso generale. Via Bevaio, via Nivea, dove appunto si raccoglieva la neve, Passo Murato, ma raccoglie anche dei toponimi antichi, come via Giorgio Bello, via Gianni, via Tarpita, oppure il luogo delle origini. Vedete, questo del luogo delle origini è particolarmente interessante, perché vi è un recupero delle proprie origini attraverso delle vie che nel corso dei decenni i sacerdotesi hanno tracciato, segnato nel proprio spazio urbano. E mi riferisco innanzitutto a via Galletti, ovviamente Principe Galletti, quindi ecco, è la famiglia che viene colta nel suo insieme, visto che il fondatore non era principe ma soltanto barone. E poi via Forca, oggi via Marsala, chiaramente è una connotazione che ci rimanda alle origini, anzi prima della sacratà del tempo, perché parliamo del casco della baronia del Fiume Salato, che è attestato già all'inizio del 500. Così anche via Bastione, lo stesso, è un chiaro riferimento al castello dei Galletti, ma ancora via Calerone. Via Calerone, una via assegnata di fatto di recente, qualche decennio addietro, ma è chiaro che è di antichissima origine, che davvero si torna al Medioevo. E ancora Posso Murillo e Achille Carusi, due nomi che ricordano due Nisseni, e quindi il collegamento stretto, intimo, tra le due comunità, Achille Carusi e il Murillo, famiglie importanti del Trentino del 600, che avevano possedimenti ed interessi proprio qui nella baronia. A questa fase etnocentrica, che di fatti continua ancora oggi in qualche modo, dobbiamo affiancare una fase post-unitaria. Qui davvero cambia, qui la situazione cambia, perché vi è un processo di legittimazione del nuovo Stato. No? Bisognava fare gli italiani, l'Italia era stata fatta in qualche modo, compiuta, realizzata, ma il vero problema è formare una coscienza italiana. Avveniva anche attraverso la costruzione delle vie.
È un caso eclatante di questo processo di legittimazione, noi lo cogliamo subito prendendo in considerazione la via dei santi, cioè la via, no? Le vie in cui ancora oggi i nostri santi, come ad esempio il crocifisso, percorrono e sacralizzano lo spazio. Via Cavour, Corso Vittorio Emanuele, via Garibaldi. Sono nomi che rimandano, sono i padri fondatori dello Stato italiano, del Risorgimento italiano. E questa sovrapposizione laica, di una liturgia laica, che si sovrappone a una liturgia cristiana, religiosa, ed è tipico dello Stato liberale. Lo Stato liberale che cerca di rinsaldare la piccola patria, cioè San Cataldo, con la grande patria, la patria della nazione. E in questo gioco, in questo sistema ideologico, ecco che vi è una sovrapposizione. Vengono eliminati le vie antiche, via Cavour, che si chiamava via Cammarata, via Garibaldi, via Salomone, e il corso Vittorio Emanuele, lo stradone della piazza. Nomi, sia Salomone che Cammarata, che hanno a che fare con l'elite importante dell'Ottocento. Addirittura i Salomone già nel Settecento ricoprivano un ruolo significativo all'interno della comunità sacerdotale. Quindi vedete, questa operazione poi è chiaro che si arricchisce ancora di più. Ma attenzione, io all'inizio parlavo di gerarchizzazione delle vie, della toponomastica. Sono le vie principali, e alle vie principali bisogna assegnare, no, personaggi importanti di primo piano, di rilievo della nostra nazione. Ecco perché via Cavour, Corso Vittorio Emanuele e via Garibaldi, che oggi sono oramai in qualche modo decentrate rispetto al centro e al cuore del paese, ma un tempo, capite bene, era davvero il cuore pulsante. Accanto a questi padri della patria dobbiamo ricordare anche Mazzini e poi Piazza Risorgimento, come dire, dare ancora più valore, più forza ad un'epoca che certamente è costitutiva del nostro essere italiano. Ma un grande recupero di determinati odonimi noi dobbiamo ritrovarlo in epoca fascista. L'epoca fascista ebbe un ruolo fondamentale, strategico, nel recupero delle tradizioni e delle memorie antiche. Recupero che partiva innanzitutto dal recupero stesso della Grande Guerra. Quella vittoria mutilata andava rinvigorita, andava sostenuta, doveva essere la base di una nuova nazione, di una nuova religione, quella fascista. E in questo uso pubblico dei nomi, delle vie, è chiaro che avviene una trasmissione pedagogico-patriottica, veramente diventa il culto delle grandi memorie. E questa è la ragione per cui a un certo punto ecco che in epoca fascista vengono fuori diversi toponimi che hanno a che fare innanzitutto con, ripeto, con la Grande Guerra, e quindi il 24 maggio, e quindi il 28 ottobre, cioè del 22, e quindi la marcia su Roma, per intenderci, o il 4 novembre, date che inizio 24 maggio e fine della guerra il 4 novembre, che assieme ad una galleria di personaggi come Cesare Battisti, Cesare Cantù e Piazzale degli Eroi, stanno a raccontare una storia, una rivalutazione, una legittimazione del passato. Piazza degli Eroi che oggi, attenzione, in realtà oggi Piazza degli Eroi è un tempo Piazza della Vittoria. Piazza della Vittoria, quel monumento al
grande guerra, che era posto proprio, era posto di fronte all'attuale piazza Giovanni XXIII. Al fascismo subentra la fase della Repubblica. La fase della Repubblica, è chiaro che è qui la situazione assume diverse sfaccettature. E ancora qui viene a galla che cosa? L'animo profondo dei sacerdotesi, legati certamente alla Chiesa, legati certamente al primo Partito Popolare e dopo all'ADC. Questo si evince chiaramente dalla toponomastica. Noi qui non troviamo una via Stalingrado, via Lenin, via Gramsci, sì, ma certamente Stalingrado o Lenin oppure Stalin, no. Avremo un via Altissimo, De Gasperi, cioè personaggi, la Giorgio Lapida e chiaramente poi i nostri, no, politici, da Pignatone ad Alessi, ad Arcangelo Russo, ad Altissimo. Cioè, viene fuori che cosa? L'animo profondo dei sacerdotesi. Viene fuori che cosa? Un animo profondo che, se da un lato no, emerge un orientamento politico molto chiaro e definito, dall'altro canto emerge una religiosità che è legata certamente al movimento cattolico nisseno, e penso ad esempio a via Cammarata, Calogero Cammarata per intenderci, ma anche alla santità, perché San Cataldo chiaramente ha dato vie ad padre Pirelli Rosario, ha dato vie a Maria Diana Micoroxas, ha dato una piazza a Cataldonaro, signor Cataldonaro, ha dato via ad Luigi Di Fonti. Non potevano poi non dare ai sacerdotesi un omaggio particolare ai cinque vescovi sacerdotesi. E quindi per cinque vescovi sacerdotesi, no, sono state assegnate ben altrettante strade, piazze. E quindi iniziare da Pietro Galletti nel 700 e poi nel 800 con Luigi Giancorcaro e poi nel 900 con Alberto Vassallo, con Luigi Cammarata e infine appunto con Gian Cataldonaro. Questo quadro si arricchisce ancora di più con la presenza degli istituti religiosi. Se accanto la presenza degli istituti religiosi del 900 hanno avuto un peso rilevante, hanno giocato un ruolo rilevante nella formazione delle nuove generazioni. E questa è la ragione per cui no, vediamo noi una sfilza di nomi legati ad esempio ai salesiani, da via Don Bosco, ma anche Don Michele Rua, San Domenico Savio. È chiaro che è un richiamo inconfondibile. Ma anche i mercenari vengono recuperati in questa ricerca di nomi. Saremo Donnato oppure padre Rocco Mosca, ne sono una testimonianza. Ma attenzione, non c'è soltanto un approccio localistico etnocentrico da parte delle scienze sanitarnesi, c'è anche un aspetto che ha una dimensione più grande, una dimensione, un respiro profondo e nazionale. Penso ad esempio ai nomi legati al terrorismo oppure alla mafia. Anche questi elementi, no, hanno una valenza pedagogica, hanno un approccio ideologico. E quindi da Aldo Moro, Bachelet, a Pio La Torre, si passa chiaramente ad altri personaggi legati alla nostra terra, alla Sicilia, da Falcone Borsellino a Peppe Montana oppure a Mattarella, Pier Santi Mattarella. Quindi è una sorta di caleidoscopio l'odonomastica sacerdotale che certamente il nostro Valerio Cimino è riuscito a dare contezza, a dare spessore, a dare evidenza a tutto ciò. E davvero dobbiamo ringraziarlo per la grande fatica di questo lavoro. Grazie.
Io ringrazio Padre Cimino, Don Massimo, Nano di avermi invitato questa sera qua, sono onorato di questa... che abbiate invitato un bouncy, se non si suol dire. Ma io ho avuto sempre stima di questa comunità perché ho sempre considerato una comunità operosa. Forse per certi versi troppo operosa, e evidenzierò alcuni aspetti urbanistici, soprattutto urbanistici, degli ultimi anni, che hanno in qualche modo indebolito fortemente l'immagine e l'identità di questa città. E non ripeto le cose di magistralmente dette da Luigi Fontà, ovviamente, ma io considero Valerio Cimino un umanista nel senso pieno del termine, perché insomma lui ha delle competenze scientifiche ma anche delle competenze storiche, culturali, insomma riesce, e in questo testo è riuscito a sintetizzare magistralmente queste sue conoscenze, competenze, questa sua attitudine, diciamo, da uomo quasi rinascimentale per certi versi. E io credo che la cultura occidentale, se vuole recuperare certi elementi di crisi, insomma, nei quali siamo piombati, insomma, deve recuperare sicuramente questa radice umanistica, perché ci siamo fatti, come dire, traviare, frastornare da una serie di falsi miti, e che uno, insomma, per certi versi uno di questi falsi miti è il mito della quantità. Luigi Bontà non ha parlato delle immagini presenti in questo luogo, che invece da architetto mi hanno colpito. Le immagini di San Cataldo ottocentesca, primi novecento, diciamo fino agli anni 60, così come sono analoghe, diciamo, alle immagini di tante altre città, come anche Caltanissetta. E sono immagini di luoghi ben definiti, molto ben curati, dove si vede che c'è, come dire, l'amore della comunità per il proprio paese, la propria città, ma, come dire, l'amore, la passione di definire qualcosa, di identificarsi con un sito, con un luogo, con un monumento, con un prospetto, e quindi anche attribuire, come dire, i nomi, i giusti nomi, insomma, secondo una logica, secondo le logiche che sono state precedentemente evidenziate. Ecco, questa densità di significati, questa passione che emerge da queste immagini, io non la ritrovo nella San Cataldo contemporanea. Cioè, è una città, come tante altre città, che è stata, come dire, inglobata in una quantità enorme di cemento, di metri cubi su metro quadro di cemento, in nome appunto della modernità, perché insomma gli standard abitativi sono cambiati. Però un dato mi ha colpito del libro, che intorno agli anni 20 San Cataldo ha raggiunto il massimo della popolazione, 24.000 abitanti, che non ha più raggiunto, così come Caltanissetta per tanti anni ha avuto 60.000 abitanti all'interno di un centro storico, poi la città si è espansa per 20 volte. Questo è un fenomeno assolutamente improprio che è accaduto e ha, come dire, allontanato i cittadini, soprattutto i giovani, dal rapporto con il proprio territorio, con i propri spazi, con l'ambiente. Valerio Cimino sottolinea l'aspetto anche pedagogico di questa ricerca, educativo, e io credo che su questi temi la scuola dovrebbe lavorare molto. Io ho proposto quest'anno, che oltre che essere presidente della nostra, insegno alla Carducci San Cataldo, ho proposto subito il contesto urbano di San Cataldo e il suo territorio come ambito di studio riguardo all'educazione civica, che finalmente lo Stato ha proposto, anzi ha imposto, nei curricula scolastici. È perché mi sembra fondamentale per un giovane, per un ragazzo, un ragazzino, anche un bambino, iniziare a conoscere, perché tutto nasce dalla conoscenza, c'è l'amore, la passione, nascono dalla conoscenza, la tutela, la valorizzazione.
valorizzazione, oggi si parla moltissimo di tutela e valorizzazione del luogo. Tutti fanno, cioè si parla di marketing urbano, però io credo che alla base ci sia sempre un processo di conoscenza. Leggendo questo testo e conoscendo poco, devo dire, la città, non come Luigi, non come... però mi sono posto un problema: come mai questa città non ha un museo? E credo che un museo di storia della città sarebbe sicuramente utile, prezioso. Io credo che ogni città dovrebbe avere un museo di storia urbana, cioè un luogo nel quale esprimere, manifestare, trovare quelle immagini, quei documenti, quegli oggetti che possono rappresentare elementi di storia che si sono perduti, si sono dispersi nella quantità della modernità. Ecco, infatti dico, sicuramente il passaggio da una cultura millenaria agricola a una cultura industriale, le miniere di sali potassici o le miniere di zolfo, ha sicuramente costituito un trauma e una rivoluzione all'interno dei tessuti sociali della città. Però dico, questa modernità è stata interpretata male, male nel senso che bisognava assolutamente conservare e tutelare i valori storici, identitari. E invece c'è stata la sostituzione di tanti edifici che, insomma, le foto riportano, che avevano una loro peculiarità, e, insomma, invece poi si sono imitati dei modelli standard moderni che assolutamente sono, come dire, sono qui a San Gatardo come sono ovunque nel mondo, il cosiddetto international style. Valerio dice: odonomastica come memoria storica della nostra radici cittadine, patrimonio identitario della collettività, memoria vivente, non fissa. E sì, colpisce moltissimo nel libro, nel testo, questa continua modificazione dei nomi in relazione alle strade, ai luoghi, agli spazi urbani. Insomma, io devo dire che sarebbe opportuna ed è previsto anche un vincolo, quantomeno per i luoghi storici delle città, perché troppo spesso si cambiano i nomi, insomma, in maniera impropria, perché poi, diciamo, la toponomastica è, come dire, l'ideologia politica è prevalente, insomma, che si impone sui luoghi attraverso i nomi. E quindi dico, dobbiamo, insomma, assieme ai luoghi, allo spazio fisico, alla urbis, tutelare la civitas attraverso, ecco, anche la conservazione di certi nomi, perché, insomma, appartengono alla storia della città, e quindi il cambiamento va bene laddove è necessario, però sempre con molta prudenza. E quindi, insomma, questo, io credo che dobbiamo fare tutti uno sforzo, soprattutto sensibilizzare le giovani generazioni verso questa, come dire, questa passione, questo anelito verso i luoghi dove siamo nati, cresciuti. E, insomma, io credo che un ragazzo che sia cresciuto nella periferia estrema di San Cataldo, non lo so quali passioni, quali, insomma, tutto sommato vive in non luoghi, in non luoghi. Quindi, invece, una città storica è fatta di luoghi, di storie e di nomi. Senza i luoghi, senza le storie, senza i nomi, non c'è, come dire, identità, non c'è uno spazio esistenziale significativo. E questo è, diciamo, sicuramente porta a quel tipo di alienazione, di fenomeno così di indifferenza, di nichilismo di cui soffrono molto spesso e troppo spesso i nostri ragazzi. Quindi io credo che questo sia un lavoro sicuramente importante, prezioso, è un tassello, è uno dei tasselli che, come dire, ricostruiscono il grande libro della città, che la città è un organismo molto complesso, anche questa, fare capire, comprendere la complessità di una città, perché noi molto spesso, come dire, viviamo, attraversiamo la città oggi, viviamo la città in maniera banale, attraverso le transeunte icone della mercificazione cosmica,
attraverso i negozi, le merci, e questo non basta, certo, le merci sono necessarie, però non possiamo, dico, dobbiamo uscire da questa logica del mercato, del consumo, e come dire, godere delle nostre radici, di quello che è stata la nostra storia, insomma. E io credo che anche gli anziani potrebbero avere un ruolo più attivo, insomma, dovremmo trovare delle forme, come dire, dovremmo trovare dei narratori, forse, ecco, perché le città sono state, i piani regolatori, vorrei parlare un attimo dei piani, io sono un tecnico, insomma, non c'è niente di peggio dei piani regolatori. Io ho sempre sostenuto che i piani regolatori, o quantomeno i piani urbanistici, dovrebbero essere disegnati, progettati da scrittori, da gente che ha appunto delle qualità umane, umanistiche, e sa, come dire, riconoscere e descrivere e immaginare dei luoghi nuovi. Invece molto spesso questi piani regolatori, come dire, si fissano su dei dati quantitativi e, disconoscendo la forma urbis, per esempio, disconoscendo tutti quei valori che invece sono fondamentali. Oggi sì, c'è una riscoperta in qualche modo dei centri storici, di quella che è la parte più antica della città, però insomma noi cerchiamo, per esempio attraverso una legge che si chiama contro il consumo di suolo, di bloccare questa ulteriore espansione della città, però guarda caso è una legge che a livello parlamentare ancora non è stata approvata, e quindi le città continuano a espandersi in maniera indiscriminata e scriteriata, senza alcun senso. E invece dobbiamo, come dire, ritrovare, dovremmo decostruire, e qua ci sono stati anche dei terreni franosi che hanno creato dei grossi problemi agli abitanti, quindi anche questo dimostra anche come si è costruito in maniera, diciamo, forsennata, senza magari un attento studio geologico, e quindi insomma avere una maggiore attenzione, quindi decostruire in qualche modo la città contemporanea, che è una città insomma senza qualità, e invece, come dire, ricostruire, rigenerare, oggi si usa questo termine, rigenerare i luoghi storici, i luoghi, diciamo, quelli più frequentati dai cittadini, e insomma, e questo è un processo, come dire, un processo di consapevolezza molto forte, ma è un processo che passa poi inevitabilmente dalla politica, dal mondo politico, anche dal mondo imprenditoriale, perché io credo che noi possiamo fare un salto di qualità solo se abbiamo dei cittadini consapevoli, dei politici competenti, capaci, ma anche degli imprenditori che hanno delle conoscenze, delle competenze, che fanno ricerca. Il lavoro di ricerca è importante, così come questo è un lavoro di ricerca, ma la ricerca è importante dovunque. E quindi, insomma, credo che questo sia, insomma, sì, queste sono delle considerazioni che sentivo di fare. E insomma, sì, la strada è, come dire, la stanza esterna, lo spazio esterno fondamentale della città, e quindi insomma credo che, come dire, sia stata scelta questa sia stata indagata, insomma, molto opportunamente. Io volevo leggervi in conclusione un brano breve dalle città invisibili di Calvino. Calvino ha indagato in maniera geniale lo spazio urbano e questo tema dei luoghi, dei nomi e della memoria è stato indagato nel libro Le città invisibili, La città e la memoria. Allora, vi leggo questo passo che non è lunghissimo. A Mauriglia, o San Cataldo, che diciamo è una città immaginaria, però la possiamo trasporre sicuramente qua, il viaggiatore è invitato a visitare la città e nello stesso tempo osservare certe vecchie cartoline illustrate che la rappresentano come era prima. La stessa identica piazza con una gallina al posto della stazione degli autobus, il chiosco della musica al posto della cavalcavia, due signorine con
parasole bianco al posto della fabbrica di esplosivi. Per non deludere gli abitanti, occorre che i viaggiatori lodino la città nelle cartoline e la preferisca a quella presente, avendo però cura di contenere il suo rammarico per i cambiamenti entro regole precise, riconoscendo che la magnificenza e la prosperità di Moriglia, diventata metropoli, se confrontate con la vecchia Moriglia provinciale, non ripagano di una certa grazia perduta, la quale può tuttavia essere goduta soltanto adesso nelle vecchie cartoline, mentre prima, con la Moriglia provinciale sotto gli occhi, di grazioso non ci si vedeva proprio nulla, e men che meno ce lo si vedrebbe oggi se Moriglia fosse rimasta tale quale. E che comunque la metropoli ha questa attrattiva in più, che attraverso ciò che è diventata si può ripensare con nostalgia a quella che era. Guardatevi dal dir loro che talvolta città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza essersi conosciute, incomunicabili tra loro. Alle volte anche i nomi degli abitanti restano uguali e l'accento delle voci e perfino i lineamenti delle facce, ma gli dèi che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi se ne sono andati senza dir nulla e al loro posto si sono annidati estranei dèi. È vano chiedersi se essi sono migliori o peggiori degli antichi, dato che non esiste tra loro alcun rapporto, così come le vecchie cartoline non rappresentano Moriglia come era, ma un'altra città che per caso si chiamava Moriglia o San Cataldo, come questa. Grazie. Grazie all'architetto Ianni, è stato un piacere e dopo aver ascoltato la presentazione del relatore del volume di questa sera, desidero invitare l'autore di questo volume, il dottor Valerio Civino di San Cataldo, presente in Genova. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per essere qui, benvenuti, è un piacere poter presentare questo volume alla presenza di tanti amici venuti da diverse città della Sicilia, quindi un segno di affetto nei miei confronti per il quale mi sono particolarmente grato. Questo volume è stato raccontato dai due relatori che mi hanno preceduto, io volevo soltanto segnalarvi alcuni aspetti, ecco perché un farmacista si mette a studiare le strade. E questo nasce un po' dalla mia passione per l'amore per San Cataldo. Un amore che ho espresso attraverso le fotografie, attraverso studi storici e attraverso una serie di volumi che hanno raccontato un po' anche la cultura sancataldese, le tradizioni della Pasqua, delle processioni, il vissuto di San Cataldo. Ecco che questo volume ha questa finalità, raccontare San Cataldo, essere un atto di amore nei confronti della mia città. Ho cominciato a interessarmi di onomastica nel 2011 quando fui chiamato a far parte della commissione onomastica cittadina. Onomastica è un termine poco conosciuto, a parte la odos, vie, onomasticos, nome. È una parte della toponomastica in generale, la toponomastica riguarda i luoghi in generale, l'autonomastica riguarda proprio le strade. E già subito quando sento il nome abbiamo realizzato un primo volume in cui raccontavamo chi sono le persone a cui sono dedicate le strade di San Cataldo. Ma questo non mi è bastato, io ho anche la passione per la storia, cercare di conoscere, cercare di capire come ci siamo arrivati. E quindi ho cominciato a vedere a partire da un documento trovato casualmente in un faldone al comune da un caro amico, Giuseppe Carruppa, che mi sottoposto, ha trovato questo elenco di strade del 1867. Allora da lì ho cominciato a costruire questo puzzle. Dice perché sì, nel 1866 viene fatto questo elenco di strade, quindi la normativa che impose ai comuni di creare questi elenchi. Dopodiché cercare di capire queste strade se esistevano ancora. Abbiamo scoperto che c'erano tre vie amico, ora ne abbiamo una sola fortunatamente, perché sarebbe un pochino difficile riuscire ad orientarsi. Le strade erano indicate dal cantone di Don Michele al cantone di Don Salvatore e così via, quindi è un'indicazione molto generica. E lì, tramite cartografia, ho cercato di identificare quali erano queste strade e di raccontarle.
Il lavoro poi di ricerca di scavo nell'archivio comunale è stato anche molto interessante, perché oltre alle informazioni su questo ho trovato delle cose molto interessanti sulla nostra città, sulla cultura, sui eventi storici, anche sui miei anni, quindi mi ha fatto anche piacere. Alcune strade che sono citate, sono indicate, non esistono ancora, perché c'è stata anche la bella abitudine che pur di piazzare certi nomi sono stati denominate delle strade che ancora non esistono, ma sono segnate solo sulle carte, che forse nei piani regolatori, forse fra qualche decennio esisteranno. Non esistevano 30 anni fa, continuano a esistere oggi, chissà se quelle strade vedranno mai la luce, se esisteranno mai. E ho cercato di dare un taglio godibile a una materia che è sostanzialmente aria, perché un elenco di strade deliberato la strada, la via, qui diventa qualcosa di altamente noioso. Ho cercato di sfruttare questo studio sulle strade per raccontare la città, raccontare le persone che lo abitano, raccontare quello che è avvenuto, le passioni, il contesto in cui San Biancardelli si muovevano, e quindi diventa un modo per vivere all'interno, riscoprire quello che c'era nel passato. E la piazza Cavour, la piazza Crismi, un tempo piazza del Dumas, aveva un palco dove le orchestre suonavano, quindi diventava un momento nei giorni di festa poter vivere lì, e quindi attraverso questo scopriamo quello che si viveva in quello, ci immergiamo in questa atmosfera, e così ci immergiamo nell'atmosfera di Largo Bevaio, che come dice il nome aveva una grande vasca che ormai non esiste più, e poi tanti altri casi del fascismo. Sono citate alcune strade, ma altre strade non hanno mai visto la luce, per esempio quella dedicata a Italo Balbo. Italo Balbo è stato un maresciallo dell'aria, un grande aviatore, fece la prima traslata atlantica, ricevette grandi onori negli Stati Uniti, però era un rappresentante del regime. Alla sua morte ha battuto la contraerea italiana in Libia per errore, e si decise di dedicargli una strada, trasformare via Piazza Armerina in via Italo Balbo. Però nel frattempo è successo di nuovo sbarco alleato, quindi questa trasformazione è rimasta sulla carta. Via Piazza Armerina è rimasta via Piazza Armerina, e Italo Balbo, che a prescindere dagli aspetti politici e personali è stato in ogni caso un grande esponente dell'aviazione italiana, non ha mai una sua strada. Così come Aldisio, San Cataldo doveva essere molto grata a Salvatore Aldisio, perché grazie a Salvatore Aldisio era stato fatto l'acquedotto che portava l'acqua alla città. E si parla molto di dedicare questa strada a Salvatore Aldisio, ma è rimasta soltanto una lunga discussione riapparsa più volte nei consigli comunali, ma che non ha portato a nulla. Concludo ringraziando innanzitutto Don Massimo Naro, Centro Cammarata, che hanno creduto in questo lavoro e mi hanno dato l'opportunità di vederlo su carta, vederlo stampato in una veste grafica eccezionale, e curata peraltro da Salvatore Di Rito, che è una persona attentissima e molto, molto valida. Un ringraziamento ovviamente anche a Salvatore Granata, che assieme al Centro Cammarata, all'inizio del suo grafico, sono coeditore di questo volume e di queste collane. Ringrazio Padre Biagio, che ci ospita nella sua chiesa madre. Permettetemi di dire agli amici che non sono di San Cataldo: approfittate prima di andare via di fare un giro per questa chiesa, una chiesa che appena il mese scorso ha festeggiato i 400 anni, una chiesa di grandi dimensioni, si è proporzionata alla San Cataldo di allora, ma che voleva essere un segno della grandezza della famiglia Galletti, che era diciamo, il principe feudatario della città. In questi giorni c'è l'opportunità di vedere qui alla mia sinistra il reliquiario aperto, viene aperto soltanto durante questo periodo, è stato aperto ieri e rimarrà aperto fino a martedì, quindi il periodo del mio patrono, che è il crocifisso che vedete qui. Normalmente ci sarebbe dovuto esserci la processione, ma per motivi del Covid la processione non ci sarà, però per la festività Padre Biagio ha aperto solennemente ieri il reliquiario, quindi può essere anche un'occasione per vederlo anche per i sancataldesi che non hanno avuto possibilità. Ringrazio il professore Bontà, l'architetto Ianni, per il loro intervento, per i loro preziosi spunti, che particolarmente
particolarmente interessanti. Ci sono anche delle idee preziose che il Museo di Storia Urbana potrebbe essere qualcosa di interessante, perché San Gattardo è un mix di agricoltura, miniere e in parte di aspetti archeologici urbanistici, quindi qualcosa da raccontare ai nostri figli, in effetti ce l'abbiamo. Ringrazio Luigi Bontà anche per l'attività di revisione, perché mi ha dato una mano alla revisione del testo. Peppe Carruba e Salvatore Cimino, i sindacati mi hanno dato anche dei suggerimenti, dei consigli per realizzarlo. Alcuni altri amici, per cui intanto il principe Luca Galletti, che è l'ultimo discendente della famiglia Galletti di San Gattardo, mi ha fornito le fotografie storiche, ma poi anche Arcangelo Calà, Tiziano La Marca mi hanno dato altre fotografie, e Angela Rosa mi ha fornito le cartografie. Tante persone mi hanno dato la possibilità di realizzare questo volume, tra cui anche il sindaco Molaffa, il segretario regionale dell'Ora Andrea Barzani, che mi hanno aperto gli archivi, sia quello storico che anche quello attuale. Ho potuto visionare tutte le delibere del comune di San Gattardo dall'860 ad oggi. E poi anche i miei familiari mi hanno aiutato in questa opera, rileggendo, riguardando, dando dei suggerimenti per rendere quanto più graziosa e più godibile questo lavoro. Ovviamente è un lavoro molto complesso, potrebbero esserci delle imprecisioni, l'ho voluto scrivere anche in maniera molto chiara, perché può capitare quando si ha una mole di dati così grande che ci possono essere imprecisioni, quindi se c'è qualcosa che non è perfettamente corretto, fatemelo sapere, perché sicuramente è un grande arricchimento. Grazie ancora, e concludo appunto con l'invito a scoprire le nostre radici, le nostre tradizioni, anche attraverso questo aspetto che sono i nomi di quest'anno. Grazie per la vostra attenzione, grazie per essere stati. Grazie a Paolo Cimino per il suo lavoro, ma aveva citato Don Massimo e desidero invitarlo proprio a concludere e dire una parola. Sì, per associarmi ai ringraziamenti molto brevemente sia all'autore del libro sia all'editore che lo ha stampato e che lo divulga, come solito fare, con efficacia, con intelligenza, sia l'arciprete Don Biagio Biancheri, che ci sta ospitando per questa presentazione dentro stasera, sia ai due relatori che hanno accettato di parlare del volume, di introdurci grosso modo alla sua lettura e anche alla sua comprensione, sia soprattutto a tutti voi che avete accettato l'invito del Centro Studi Cammarata a venire in questa occasione. Il mio grazie come direttore del Centro Studi Cammarata, che amplifica il grazie anche del nostro nuovo presidente, il dottore Nino Granato, che stasera è qui con noi. Tre sottolineature in quello che ho sentito, veloci, brevissime. La prima riguarda il tema della identità, che è un tema importante per come viene trattato nel libro di Valerio Cimino e su cui si sono soffermati entrambi i nostri due relatori di stasera, il professore architetto Ianni e il professore Bontà. Identità significa una cosa che ci è propria. L'etimo della parola proviene dal greco classico. Idia significa appunto proprietas in latino, cioè proprietà, direi quasi connotato essenziale, ciò che ci è più proprio appunto e che dice ciò che siamo e ciò che non siamo allo stesso tempo, e cioè ciò che esprime il nostro pontus, il punto fermo in cui ci ritroviamo incardinati, e ciò che dice la stabilità del nostro essere. Non di meno, questa identità viene documentata, illustrata, raccontata, presentata nelle pagine del libro del dottore Valerio Cimino in
bensì come una realtà vivente, perciò storica, che attraversa cioè gli anni, i decenni, addirittura nel caso della nostra città, i secoli ormai. Una identità non fissa, mi pare che questa è l'espressione che ritroviamo scritta da parte del dottore Cimino in una pagina del suo libro, una identità non fissa, non fissata una volta per tutte. Per dire questo dinamismo dell'identità e quindi questa storicità della identità di una cittadina come San Cataldo, i nostri due relatori hanno usato due bellissime metafore, oltre metafore che a me sono piaciute molto. Le vie e le piazze, i luoghi pubblici della città di San Cataldo sono per il professore Bontà, come abbiamo sentito, come la pelle della stessa San Cataldo. La pelle, abbiamo sentito, e per il professor architetto Ianni sono come le stanze esterne o le stanze all'aperto della città stessa. Sono due immagini interessanti. La pelle dice questa, come dire, vocazione al continuo cambiamento. È un dato accertato dagli studi biologici, dalla conoscenza direi fisica dell'organismo anche umano, che la pelle è qualcosa che continuamente va cambiando e si rigenera permanentemente. Le cellule che fanno la nostra pelle in realtà sono quelle che più di tutte si rigenerano continuamente, deperendo, certamente, non so se sbaglio a usare i termini tecnici di cui sono profano, caro dottore Granata, ma allo stesso tempo rigenerandosi e perciò acquisendo, come dire, nuova forma su di noi, dando a noi stessi nuova forma. E quando siamo più riposati la nostra pelle lucida maggiormente, o quando siamo meglio nutriti, e quando invece viviamo un momento di stress o anche di malattia o anche di invecchiamento anagrafico, la nostra pelle è ovvio, si presenta con delle grinze, con dei solchi, e dà un'altra immagine di noi, che può essere più decrepita nel peggiore dei casi, invece più matura nel migliore e nel più bello dei casi. Orbene, questo vale per la città, che è come solcata dalle sue vie, che è come espressa dalle sue piazze o dai suoi luoghi pubblici. Le vie, le piazze della città intese come pelle, che la città stessa continuamente va cambiando lungo la sua storia, dicono proprio questo, un'identità che è capace di rigenerarsi, a volte può anche subire stress particolari nell'arco lungo della sua storia, altre volte momenti di rinascita, di nuovo luccichio. E questa storia è una storia davvero controversa, ce l'ha fatto, come dire, odorare almeno l'intervento purtroppo breve del professore Bontà, ma è una storia che ci raggiunge e arriva a queste stanze aperte. La nostra identità, che pure è nostra, noi la dobbiamo, lo dice l'espressione stessa, illustrare. Il libro serve anche a questo, la dobbiamo esprimere, cioè l'identità è una cosa che si appartiene ma non si contiene, si regala agli altri, si offre agli altri o comunque va incontro agli altri e allo stesso tempo recepisce gli altri, accoglie gli altri. Il tessuto umano dice tutto questo, dice un'identità storica di una cittadina che è capace, in realtà, o che deve sempre più diventare capace di tutto questo. E le stanze esterne, potremmo dire delle verande, come delle piccole porte esterne ad ogni casa, in realtà preludono
alla sostanza della vita stessa, che è fatta, che è segnata dalle case. Le case in cui abitano i cittadini, altrimenti la città rimane una stazione, una idea assoluta, ma non storica. Sono le case quindi, che le abitano a fare la città e soprattutto la sua storia. Le strade, le vie che solcano, attraversano un tessuto urbano, in realtà non fanno altro che delimitare, allo stesso tempo far emergere, perché delimitare significa segnalare debitamente, dovutamente i luoghi. Questo è importante, i luoghi su cui si soffermava nella sua riflessione poco fa il professor architetto Ianni. I luoghi, e i luoghi dei luoghi sono le case dove noi abitiamo, dove si sviluppa in luce almeno la storia, la microstoria dei nostri nuclei familiari, delle generazioni attraverso i nostri nuclei, cui i nostri nuclei familiari si sviluppano nel tempo e così via. È davvero un crogiolo di complessità che viene poi come fotografato, dato che il libro è anche fotografico, fotografato da questi luoghi che rimangono fissi e che tuttavia dicono dinamismo, il dinamismo stesso della storia, perché cambiano nome, denominazione, l'abbiamo sentito, è scritto nel libro del professore Cimino, cambiano continuamente, è una cosa veramente interessante, cambiano in una dialettica a volte violenta, anche se poi ovattata dal trascorrere del tempo. Per esempio, l'episodio raccontato poco fa dal dottor Cimino, e cioè quella questione della denominazione della strada in antico Piazzarmerina, che sarebbe dovuta diventare Cesare Balbo, che non lo diventò più e che rimase fino ad oggi, mi pare di capire, Piazzarmerina, dice l'attenzione politica soprattutto di quel giro di anni in cui tutto questo si sviluppò ed ebbe luogo. Cioè, perché Piazzarmerina? Se l'è chiesto dottore, perché tra tutte le strade a Cesare Balbo, era un eroe dell'Italia fascista, poverino, in realtà considerato eretico dai fascisti stessi e prese dallo stesso Benito Mussolini. In ogni caso, perché proprio la via intitolata a Piazza Merina? Piazza Merina, che è poco lontana da noi, non è mai diventato capoluogo di provincia, era candidato a diventarlo proprio in quel giro di anni. Lo diventò al posto Enna perché Piazza Merina era capo diocesi e in quegli anni, dal 1903 al 1941, lì vescovo c'era un antifascismo o un antifascista di primissima levatura, che era il fratello di Don Luigi Sturzo, cioè il vescovo Monsignor Mario Sturzo. E Benito Mussolini stesso, con risentimento nei suoi confronti, non intitolò, non fece il capoluogo di provincia Piazza Armerina, preferì Enna. E questa cosa qui aveva un certo riflesso, non è per il tempo, perché? Perché questa è la seconda questione. C'è questo intrico difficile da discernere, tuttavia molto, molto interessante, tra la città che fu e non è più, la città che potrebbe essere, che sarà, ma non è intanto ancora, e la città che è di fatto, oggi, così come è purtroppo a volte, lo faceva notare soprattutto in riferimento ai nostri giorni il professore Ianni. Queste tre città sono la medesima città, e tuttavia quella che, a cui dobbiamo puntare maggiormente è la nostra città, quella che c'è ora. Il nostro impegno civico, il nostro impegno politico, il nostro impegno sociale, il nostro impegno pedagogico formativo per le nostre più giovani generazioni, tutto deve cospirare a dare la migliore forma possibile alla città, la migliore visibilità alla nostra città, perché essa non rimanga di fatto come invisibile, tanto per rifarci al titolo che di Italo Calvino che gli anni ha citato poco fa. E tutta una dialettica.
questi commissariamenti in giro per l'Italia, in questi ultimi anni soprattutto, più che nei decenni scorsi, dicono un disagio che non è solo di San Catano, è un disagio di tanti altri comuni e città in Sicilia, nel meridione d'Italia, un po' in tutto il nostro paese, in tutta la penisola. E una faccia di quel disagio che è ancora più vasto e complesso, che dobbiamo però affrontare. Che dobbiamo affrontare perché non ci fa esprimere per come siamo veramente. E quando però abbiamo un sindaco, quando c'è cioè una stabile operativa amministrazione, non dobbiamo cadere in quel disinteresse di fatto nei confronti delle nostre città. I quartieri, e perciò le strade, le piazze, intitolate preventivamente, che non saranno mai, forse non sono una riattura, una disgrazia per la nostra città. Perché se non saranno mai, vuol dire che la nostra gente dovrà tornare ad abitare il centro storico, che è il polmone respirante, che è il cuore pulsante di una realtà come la nostra. Altrimenti questa nostra realtà fatalmente andrà a morire, come faceva a intuire il professor Ianni, perché andrà paradossalmente spopolandosi con. Più si estendono le nostre città, più i nostri, come dire, livelli demografici si assottigliano. Come mai? Sarebbe veramente tutta una discussione da imbastire, a partire da un semplice libro, tra virgolette, storico, fotografico, come quello di Cimino. E un'ultima cosa. Il professor Ianni poco fa diceva, sono grato e allo stesso tempo quasi stupito di essere stato invitato qui a San Cataldo come relatore per un libro che racconta un pezzo di storia o un cammino di storia di una città come San Cataldo. Io che sono di Seno, ma sì, no? Stupito e grato allo stesso tempo. In realtà, come anche diceva poco fa il dottore Cimino, questa operazione si vuole proporre come paradigmatica, non è una presunzione alta questa che abbiamo. Proporre un libro come questo, quale paradigma da coniugare anche altrove, se possibile, come una sorta di metodo da riapplicare anche ad altre realtà urbane, anche del Liceo. Il Centro Studi Cammarata si mette a disposizione. Si tratta di un lavoro fatto insieme, lo diceva il dottore Cimino, devo ringraziare questo, quest'altro ancora. È tutto un lavoro che si raggruppa poi in un prodotto finito che è il libro, come quello che stasera stiamo presentando. Ma questo libro è un libro perché per noi sangataldesi è come un promemoria e anche come un auspicio di fronte al nostro futuro e anche una presa di coscienza a fronte del nostro presente. Per gli altri può essere appunto una sorta di strada anch'essa, questo libro, di strada da percorrere, metodo in questo senso, una via da ripercorrere. Il Centro Studi Cammarata, per quanto lo riguarda, è sempre disponibile a dare sbocco editoriale ad altri esperimenti di questo tipo. Grazie. Buonasera.